Dopo i grandi risultati raggiunti in questa stagione, questa settimana abbiamo voluto fare un giro in città per chiedere ai cittadini bresciani se e quanto conoscano la Germani, chiedendo un parere sulla squadra e sui suoi giocatori. Una delle più grandi stagioni che sia nella memoria dei bresciani come i vecchi tempi, e quindi dopo 25 anni siamo tornati in Serie A e la stiamo facendo alla grande, quindi la miglior stagione di sempre, ci sta facendo vivere davvero delle emozioni fantastiche. La Germania è una stupenda squadra di palla canestro che vince in testa il campionato adesso. No, no, e vince ed è bravissimo. So che c'è, no, non sono una. Faccio il tifo ma non sono una. Cosa mi piace di più? Brescia, Brescia, Brescia. Mi piace la mia nostra città? A voi non piace? Viva Brescia e viva tutte le squadre. Insomma, sì, Brescia, Brescia è mia passione. No, non ce l'ho preferito, però mi piacciono tutti perché comunque si impegnano, sono degli sportivi. Cominciamo il campionato, dai. Segui la pallacanestro, quindi? Pochettino, dai, abbastanza. Il gioco comunque è molto interessante, mi piace, esatto. Non sono un grande fan, però comunque mi piace seguire squadre bresciane che vincono, forza Brescia, dai. David Moss, ok, poi è il mio preferito. No, beh, secondo me stanno andando bene. Per quel che seguo mi pare che stiano proprio andando bene. Sì, 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 sì. A Montichiari? Sì, esatto. Ti è piaciuta? Sì, molto, è molto entusiasmante, i cori, tutto ci sta. Tornerai presto? Spero di sì, col tempo, se riesco a trovare del tempo sicuramente. Beh, penso che sia partita piuttosto bene, poi c'è stato un attimo di flessione, però adesso pare che si sia ripresa un po' la situazione, non sembra male. Che cos'è che ti appassiona di più del basket? L'aggregazione che sto dando a questa città in questo momento, che il calcio non riesce a dare anche se è il primo sport in realtà, però sta dando un'aggregazione particolare a Brescia. Sei mai stato a Palla Giorgio? Sono stato una volta. Tornerai presto? Ci spero, spero di tornarci. Ultima domanda, qual è il tuo giocatore preferito? Beh, ce ne sono un po', però Moss penso che sia davanti a tutti, ecco. Conosci il basket Brescia Leonessa? Onestamente no, cioè avrò letto qualcosa sul giornale, però non è una cosa che mi interessa, ecco. Okay. Siamo primi in classifica, lo sapevi? No. Sei contento, sei bresciano? Vivo a Brescia da 12 anni, però lo sport non è una cosa che mi appassiona più di tanto, ecco, neanche il calcio, per cui mi spiace. No. Leggo qualche articolo e se riesco vedo qualche partita. Beh, come non conoscere Moss? Ovviamente, anche su Instagram. Sì, 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 ho visto le ultime partite, non erano andate molto bene, però ci siamo ripresi, no? Ok, qualche commento sulla stagione fino adesso? Ma non posso commentare, però gli auguro di far bene, quello sicuramente, perché se lo meritano. Sa qualcosa del basket Brescia Leonessa? Assolutamente no. Le fa piacere comunque che una squadra di basket bresciana sia prima in classifica in Serie A? Molto piacere. Magari potrebbe spingere a venire a vedere una partita? Potrebbe essere. Non segue la pallacanestro? No, per niente. Vista l'altezza, l'ho sempre vista come una cosa troppo elevata. Comunque, in tutti una squadra i sensi. Di basket che è prima in Serie A. No, io non sono di Brescia, come forse si sente, ma sono orgoglioso per voi. Ah, Germani Basket Brescia è una squadra che è prima in Serie A. Sì. Questa ti fa felice, sei contento? Sì, dai. Hai mai visto una partita? Alcune. Qual è il tuo giocatore preferito? Non lo so. Non lo sai? Sì, lo vedo a volte in televisione. Non sono introdotto molto in questa cosa qui perché leggo solo i risultati, qualcosa. Okay, quindi quando vince sono contento. Sì, quello l'ho letto, sempre sui giornali. Ah, ok. E però non riesco a seguirlo. Gli anni sono passati, quindi si andava da giovani, adesso. Perciò se la squadra bresciana sono permesso contento che vada avanti, ci mancherebbe. Nell'ultimo periodo non sono riuscita a seguire tanto per vari motivi e impegni lavorativi. Okay. Sul giornale più che altro, sul giornale di Brescia e sul sport, sulla Gazzetta. Piacere che Brescia sia prima in classifica in Serie A? No? Assolutamente sì. Conosce qualche giocatore? No. Pensa di magari un giorno potrebbe venire? È possibile, lo sport è sempre aperto a tutti e perché no? Solo che è bianca azzurra la maina, basta. Quindi non hai mai visto una partita di basket? Niente, zero, mai in vita mia proprio. Ti piacerebbe venire una volta? Sì, una volta sì, sarebbe figo, sì. Che sta andando bene, molto bene, fuori da ogni aspettativa. Speriamo di continuare così e che magari arrivi qualche bella soddisfazione. Adesso Landry, poi vabbè Moss che è sempre un gran giocatore d'altra categoria e basta. Sei mai venuto a vedere una partita dal vivo? Non sono mai venuto, però seguo da casa. Non sono mai venuto perché di solito seguo il calcio, appunto.
spesso giocano in concomitanza, quindi non ho mai avuto l'occasione di venire, però appena ce l'avrò verrò volentieri. Magari per i playoff. Magari, per, speriamo. Avevo anche una mezza intenzione di andare a Firenze con qualche amico a vedere le Final Eight. Vediamo, vediamo. Lo seguo perché mi piace il basket in generale, quindi lo seguo in televisione, poi lavorando qua in centro alla Sisal, secondo me mettiamo le partite sul maxi schermo, quindi lo seguo molto volentieri con molta passione. Perfetto, e cosa dici di questa stagione? Miracoli, perché vista la stagione scorsa che siamo arrivati comunque a metà classifica, nessuno pensava che facessimo un campionato così, però sono passate 20 giornate e siamo ancora lì, quindi va benissimo così. Ma sinceramente non l'ho vista domenica scorsa, però ho letto sui giornali che quel tiro decisivo del punto di vista, e quindi ero molto 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 felice. Non sono mai riuscito ad andare a vederlo quest'anno perché comunque è sempre pieno purtroppo, però spero di riuscire un giorno ad andare a vederlo perché mi piacerebbe tanto. Poi lavorando sempre la domenica è un po' difficile, però spero di riuscire ad andare perché comunque, e sono convinto che faremo bene. Ma avendo un po' di un'età avanzata, lo conosco da 30 e passa anni, e lo seguivo ancora con la Pintinox, però quest'anno ci sta dando molto entusiasmo, speriamo vada avanti. Hai qualche giocatore preferito? David Moss penso sia il massimo, capitano. Ti è capitato di venire a Palazzetto quest'anno? Quest'anno per via del lavoro sto facendo un po' fatica, però lo seguo in televisione sempre alla grande. E quando posso scappo lì al Palazzetto. Sì, la Germania di Basket Brescia la conosco molto bene, anche perché seguo tutte le partite alla televisione, soltanto che a causa di impegni sportivi e di studio non posso quasi mai andare a vederla al Palazzetto. Brescia sta facendo una stagione sopra le aspettative e secondo me può sognare anche lo scudetto. Luca Vitali, per la sua visione del gioco. Carissimi appassionati, oggi riviviamo insieme i momenti di grande suspense che i nostri ragazzi ci hanno regalato, espugnando dopo un tempo supplementare l'imbattuto campo della Scandone Avellino, riconquistando così la vetta solitaria della classifica.